Oh, nabot ng mga tubanon, oh, dara, oh. Oh. Mone ako mga gang karon, oh. Kano, oh. Grupo na ako. Ayo, video si Angie. L'isola turistica, cale, grotte, alberghi, quindi l'isola più grande, le spiagge, tutto dove ci si vive proprio la vita di mare. Quindi scendiamo, tenete conto che la nave non porta a pieno regime quelle 400-500 persone, c'è questa problematica di questi due anni, quindi l'80%. Però è il tempo che scendiamo tutti, ci raduniamo e poi prendiamo. Mamma, guarda mia, da poi io sono troppo, però. Dai, andiamo di là. Pancit Canton, gusto mo? Pancit Canton. Breakfast. Pancit Canton. Pancit Canton, ano? Paksiw. 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 Matsoy. Kiran.
dopo con la barca mi lasceranno a San Domino. Vedete di là dove siamo scesi prima? Nemmeno a 100 metri c'avete la spiaggetta, che ora è coperta da questo jet bianco, da questo mezzo bianco, la spiaggetta che ho preso in colore. E la pineta in alto ci sono i taxi se volete andare nelle pinete. Vabbè, queste sono tutte cose che parliamo dopo. Dove siamo scesi noi stamattina? La prima isola che abbiamo toccato, qual è stata? San Nicola. No? Indicatemi il dito di dove siamo scesi, no? E quella è l'isola turistica o no? San Buceto. Per farvi il bagno dopo. San Buceto. San Buceto. San Giovanni di Atene. San Giovanni di Atene. Guardate la spiaggia. Ah, là corrono i cavalli a San Giovanni di Atene. Eh? Fanno le corse dei cavalli. Ah, ippodromo. Dalle Filippine, tu ne sa benissimo giustamente che facciamo. Grazie, grazie. Le cale, le grotte, gli alberghi, la casa di Lucio Dalla, sapete qual era? Quella bella villa in basso a sinistra, dietro quel catamarano, in basso a sinistra, la vedete? Quella. Quella in fondo a sinistra, esatto. Lucio Dalla creava le canzoni là, abitava su Cala Matano, il disco che creò era Luna Matana. Non ve ne frega niente. E va. Quella bianca a sinistra, poi la barca la vedrete meglio. Il nostro amico c'ha due ville vicino lì. Pure poco. Allora, quanto dista San Domino da qui? L'abbiamo detto, 450 metri di mare. Le barche vanno a fare l'arcipelago, guardate, dopo lo facciamo anche noi. Si vanno a fare il bagno sopra la sala di Padre Pio. Signori, la seconda isola più grande delle Tremiti, disabitata. Tutti i fari. I fari delle Tremiti non sono abitati, da Termoli viene il personale civile della Marina Militare e fa la manutenzione. In fondo a sinistra, guarda, Cretaccio, se un giorno tornerete la trovate più piccola, perché più piove più se la mangia, risale all'era Cretacea, vedete che quella è arenaria, a tubo, quindi piove e se la mangia. Ne manca una quinta, dove sta la quinta? La quinta è la zona di integrale, la zona A non ci si può andare, solo per ricerca scientifica, si trova dietro San Nicola. Venite a vedere la cartina adesso, che vi rendete conto dove siamo. Venite a vedere questa cartina che penso che interessi a tutti. Ospedale, c'è il 118, primo soccorso, casi gravi c'è l'elicottero, come c'è l'elicottero, servizio turistico da Foggia. Ovviamente i tremitesi hanno un costo dei mezzi e noi l'abbiamo, lo paghiamo. L'elicottero 12 posti alta stagione costa 90 euro. I tremitesi pagano molto meno. Venite a vedere la cartina perché è interessante. Garota em casa que essa pensa, mas
lo de un giorno sa che una tassa interessa hai la nostra MT so che non mi sappina che tassa che hai un tassol e mi ti explain come mi cari in tourist guide god so hanno che io e saluta lì in stile gotico dalla fine del 1400 la porta imprendibile perché si chiama così? Adesso lo vediamo quando ci passiamo. Una volta la struttura era più alta, i canonici lateranensi si sono alzati. Andiamo? Chi non gliene frega niente, non me ne frega mai. La mamma. Mettiamo gli ultimi. Quando passate lì in fondo, quella grata medievale che è sopra la testa, ecco perché si chiama porta imprendibile, che i monaci l'abbassavano e l'alzavano dal corpo di guardia con le carrucole, quella non è una porta imprendibile. Gruppo Salvatore, solo Gruppo Salvatore, venite che ci racconto. Non c'è un quadro, non c'è niente. Vabbè, i benedettini non amavano molto le madri scuole. Che ci hanno chiamato? Sì, devi venire. Mo ni ni kaning isola tremiti nga mong gian ni karon. Na mi karon dire sa taas dot nga kuan kinatasan. So karon human na ang gatong tourist guide og explain tanan kung unsaon. So karon free na mi. Free na mi tanan Mulacao og asa mi padulong. Okay na. Nga kuan. So dire mi sa taas karon kay magtambay-tambay tapos unya mga ligo mig dagat. So makita nimo dire sa ubos, dagat oh, puros dagat.